Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, buon giorno a tutti, come ogni mattina, buon lunedì, benvenuti ovviamente a questa nuova puntata dedicata alle informazioni su Fortnite. Oggi ragazzi parleremo in maniera molto più approfondita e molto più interessante di quello che riguarda il futuro di Fortnite. Ragazzi, sono emerse delle cose interessantissime riguardo la skin AIM, che ragazzi non dovete pensare passerà inosservata. Sono molto molto convinto ragazzi che questa skin che ci è stata regalata al completamento della settima settimana della season 6 avrà un ruolo fondamentale per quello che riguarda la storyline della season 7. Storyline ragazzi che si intreccerà quasi indubbiamente anche con la magia, ragazzi, la magia buona e molto probabilmente anche la magia oscura. Quindi ragazzi, intanto vi ricordo subito di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le news di Fortnite. Allora ragazzi, parliamo subito, facciamo una cosa, andiamo subito a vedere ragazzi la nostra, parliamo della skin AIM, perché ci sono davvero delle cose che si vanno a intrecciare in una maniera che è veramente incredibile. Se noi andiamo ragazzi a vedere la nostra skin AIM, iniziamo a parlare innanzitutto da dove arriva secondo voi questa skin, com'è la storia, chi è che l'ha fatta. Allora, secondo me ragazzi è una skin innanzitutto che non viene dallo spazio, né dal futuro né da chissà dove, è un robot costruito dall'uomo. Ragazzi, la cosa che mi fa pensare che è un robot costruito dall'uomo è che è arrivato tra virgolette con un paracadute. Quindi ragazzi, ovviamente non esistono i paracaduti, nel senso, nello spazio non ha molto senso pensare una cosa del genere. Quindi avendo un paracadute è sicuramente una creazione dell'uomo. Tra l'altro ragazzi, se continuiamo ad osservare la skin e facciamo caso anche alla descrizione, la descrizione cita scansione dell'area per eliminare i bersagli, comunque una cosa del genere. Quindi vuol dire ragazzi che è una skin, è un prototipo, un robot di skin creata ovviamente per uccidere. Chi sono i bersagli? Momentaneamente non si sa ancora. Intanto mi dirigo verso il nostro laboratorio della latrina, che è il punto dove la skin è approdata, Vigliacca Suina. Il laboratorio è un pochettino più in fondo, fa niente, ci arriveremo ugualmente, ci arriveremo. Ovviamente anche il backpack che segna le kills è un indizio che ci fa capire appunto che questa skin è fatta ovviamente per uccidere. Un'altra cosa interessantissima della skin dell'AIM è ovviamente il logo. E questo logo, ragazzi, come vedete, come sapete, è il globo, quindi è una terra, in poche parole, contornata da un quadrato. E anche questo quadrato è molto interessante perché è formato da frammenti. Quindi, ragazzi, già i frammenti ci fanno un po' intendere il cubo, i rift, le cose un pochettino che abbiamo già visto negli scorsi giorni. Ma la cosa molto interessante, ragazzi, è capire che cos'è, che cosa rappresenta questo simbolo del globo con i quadrati intorno. È ovviamente, ragazzi, ovviamente no, ma è molto molto probabile che sia il logo di una corporazione, quindi una società, un'agenzia segreta che è presente su Fortnite o che sta per arrivare su Fortnite. E adesso vi dirò perché ho utilizzato questa frase, e che quindi potrebbe avere degli scopi non per forza buoni. Oppure questa potrebbe essere un'agenzia buona
che invece deve andare a combattere un'altra agenzia cattiva. Vi sto un po' intortando con tante curiosità. Perché parlo che ci possono essere due agenzie? Intanto, mentre lo lasciamo correre allegramente verso il laboratorio della latrina. Perché, ragazzi? Allora, voglio farvi vedere uno spezzone di un video molto molto interessante. Vediamo se riesco già a trovarlo. Ah, ci sono io 2000 volte. Allora, questo ve lo faccio vedere dopo, ragazzi, che è interessantissimo. Anche questo ve lo faccio vedere dopo, ma guardate, ragazzi, qua siamo nel laboratorio, ragazzi, nel bunker segreto, in poche parole, è quello che c'è al Bosco Blatterante, ovviamente che probabilmente comincerà ad avere una sua vera funzione nella Season 7. Se ragazzi andiamo a vedere nel bunker segreto, guardate un po', lo vedete questo simbolo, ragazzi? Questo è un simbolo importantissimo. È stato messo lì quasi invisibile, ragazzi, ma non vi dice niente? Dai che ci siete arrivati, dai che ci siete arrivati, ragazzi. Lo avevamo già visto noi su Fortnite questo simbolo. Guardate, ragazzi, aspettate che adesso lo vedrete. Mi sposto io un attimino. Guardate, ragazzi, è il simbolo che era presente. Dai. Esatto, ragazzi, di qua. Sono di qua. Era presente nelle macchine degli investigatori subito dopo che i camion portavano i frammenti del meteorite verso il razzo di spiagge snob della casa dei cattivi dove c'era lo spaccatutto. Questo logo l'avevamo, questo di qua, questo logo lo avevamo già visto noi. E quindi, ragazzi, è lecito pensare che questa agenzia segreta non sia ovviamente. Intanto ci spostiamo per dopo in quello che volevo farvi vedere, non sia ovviamente la stessa agenzia che è presente nel logo del nostro AIM. Come vedete, ragazzi, state vedendo ovviamente la sua spalla ed eravamo praticamente arrivati anche al laboratorio della latrina dove c'è il suo piccone che conosciamo tutti benissimo e che sappiamo. E come vediamo, ragazzi, i loghi. Il logo sulla spalla di AIM e il logo che c'è qua sul paracadute, che sono esattamente lo stesso logo, sono diversi da quello che abbiamo appena visto. Quindi è lecito pensare che ci siano due agenzie segrete che ancora non sono state dette e che sono nascoste e che potrebbero entrambe combattere per il predominio di Fortnite, ad esempio della mappa, della popolazione. Vedete un po' quello che vi pare, ragazzi, ma è davvero un'idea che secondo me ha qualcosa di giusto, un fondamento vero. Volevo anche farvi vedere, ragazzi, un'immagine interessantissima parlando anche del perché vi ho detto prima che si parlava della magia. Eccola qua, ragazzi, questa è uno spezzone, un'immagine tratta dal nuovissimo ballo, quello di 2 giorni fa, il Lama Cadabra. Come vedete, ragazzi, si parla di magia perché se noi andiamo a vedere questi effetti che vengono fatti da chi fa l'incantesimo e fanno apparire i lama cattivi, sono esattamente gli stessi, identici effetti di quello che sto per andare a farvi vedere, che è ovviamente, ragazzi, l'effetto che il nostro personaggio, vedete, prende. Quando prende o il teletrasporto o un rift. Quindi, ragazzi, è interessantissimo pensare come il cubo, come i rift possano comunque collegare la magia e la tecnologia. È incredibile, ragazzi. Tra l'altro, questo vorrebbe poter dire, come vedete, è ovviamente il lama oscuro, il Dark Lama del Bombarolo Oscuro che ancora. Non abbiamo solamente visto come skin, ma non l'abbiamo mai visto all'azione. Quindi bisogna capire un attimino adesso che cacchio di casino sta cominciando a ricamare Epic Games per questa Season 7. Perché, ragazzi, è interessante pensare come la parte oscura possa arrivare dal Rift e anche come le agenzie segrete
che ci sono su Fortnite siano interessati ai poteri del Rift, e secondo me potrebbe essere proprio questo una delle storyline che vedremo nella season numero 7. Quindi il predominio da parte di chissà chi di quello che potrebbe essere la vera potenza per il dominio del mondo, che è ovviamente la potenza del Rift. Io, ragazzi, vi ho parlato tantissimo e vi ho detto le mie idee su quelle che secondo me possono essere le cose che vedremo nella season 7. Spero ovviamente che questo video vi abbia un po' incuriosito e non vedo l'ora di vedere e di leggere qua sotto i vostri commenti su tutto quello che pensate sia giusto o sia sbagliato della season 7, di questi Rift, di questo AIM che sicuramente avrà un grandissimo impatto nei prossimi giorni, di questo Dark Bomber che ovviamente potrebbe anche lui essere interessato. Insomma, ragazzi, ditemi quello che ne pensate. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, ovviamente non ci fermeremo qui ma ne tratteremo ancora, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto, ciao!